anno di presidenza del Consiglio a Pescara. Antonio Blasioli traccia un bilancio partendo dalle difficoltà incontrate, quelle economiche, di un comune destinato già allora al predissesto. È stato un anno difficile, con pochi alti e molti bassi nostro malgrado, in cui abbiamo dovuto chiedere dei sacrifici alla cittadinanza, ma sono dei sacrifici che la cittadinanza deve sapere servono per mettere in sicurezza i nostri conti pubblici. Questo ci permette di evitare il fallimento, di operare questa nuova scelta che è del tutto originale per il Comune di Pescara, che è quello del riequilibrio finanziario. Arriveranno dei soldi, noi crediamo che ora parta quel momento necessario di legarsi alla città e di far ripartire i grandi nervi vitali di questa città, che sono turismo, commercio ed edilizia. Nonostante i limiti dettati dal governo centrale, dai tagli alle tantissime voci di capitolo che spaziano dal sociale alla scuola e alla sanità, l'obiettivo resta il rilancio di Pescara, una città che deve uscire dai propri confini anche con eventi spesso criticati dall'opposizione per spese considerate non necessarie. Occorre molta fantasia in questo momento, perché di soldi ce ne sono veramente pochi, ne avremo sempre di meno purtroppo per i mancati trasferimenti statali, ma grande fantasia per cercare di tutelare quelle che sono appunto le classi vitali della nostra città. Penso per esempio al commercio, penso a quanto di buono si potrebbe fare per limitare un po' l'attività dei grandi centri commerciali che sono proprio a ridosso della nostra città. Questo significa un grande rilancio della nostra città, ma penso per esempio a manifestazioni che spesso vengono criticate ma servono per portare molte persone a Pescara, per far conoscere la realtà cittadina, il commercio della nostra città e la bellezza della nostra città, che è una cosa importante.